Dunque ho approfondito la questione. Vera Omodeo è una buona scultrice. La sua maternità è una invenzione affettuosa e pensata. È il dono di un'artista che se n'è andata e i suoi eredi hanno pensato di donare al Comune di Milano l'opera della madre. L'artista ha fatto la più semplice delle invenzioni con la sua creatività che si possano pensare, e cioè una maternità. La storia dell'arte è fatta di infinite maternità, che sono spesso Madonne con il bambino, ma sono in realtà la madre con il figlio. Una quantità sterminata, il soggetto più frequente, più comune, più proprio dell'Italia, non in quanto cristiana, ma dell'Italia in quanto il luogo dove l'affetto della madre per il figlio è un dato assoluto, oggettivo. Ognuno di noi ha amato la propria madre e ogni madre ha amato i suoi figli. Quindi un tema infinitamente umano. Ora, all'adorazione succede la valutazione, che deve essere estetica, cioè ha i requisiti Vera Omodeo perché una sua scultura possa stare in Piazza Duse? Ritengo di sì, è un'artista degna. Ma questo non interessa la commissione che dovrebbe avere, una commissione nominata dallo Stato e dal Comune, dalla Sovrintendenza e dal Sindaco Sala, siamo a Milano, che dovrebbe occuparsi della qualità estetica, del significato dell'opera, quello che fa qualunque membro di una commissione, non valuta i soggetti, ma loro, dando forse per scontato che l'artista meriti attenzione, pongono un problema contenutistico, assurdo, assurdo, insensato, contro natura, contro l'intelligenza, contro lo studio, ignoranti, capre. E perfino il sindaco Sala si preoccupa della loro decisione, che è di non consentire che la scultura sia collocata a Piazza Duse. Non perché è brutta, perché è sbagliata, perché non è interessante, ma che debba stare in un posto chiuso, essendo poco vista, meno vista, non vista da tutti, quindi, perché rappresenta, lo dicono, valori rispettabili, ma non universalmente condivisibili. Ripeto, valori rispettabili, ma non universalmente condivisibili. Una idiozia, perché è dal punto di vista estetico. La madre con il bambino, la storia dell'arte italiana, da Giotto fino a Severini. Ma il senso stesso dei valori universali, quello è di più universale della maternità. Questi incapaci della commissione da cacciare a pedate, Sala. Io sono un critico d'arte riconosciuto e sono un sindaco. Sono pronto a dire che l'opera ha valore estetico, che il dono è ragione di gratitudine e che potrei serenamente metterla in una piazza di Arpino dove sono sindaco come Sala, senza pensare di fare qualcosa che non corrisponde a valori rispettabili ma non universalmente condivisibili. Ma che vuol dire? Che non è condivisibile la maternità? L'ho già detto, ma è inverosimile. La commissione va cacciata a pedate nel culo. Tutti quelli che hanno nominato Sala e quello che ha nominato la sovrintendenza. Peccato non essere più al ministero. Perché la sottosegretario chiederà al sovrintendente di interrogare il proprio membro in questa commissione per dire cosa vuol dire valori rispettabili ma non universalmente condivisibili. Che c'è qualcuno che non è nato da una madre? Che c'è qualcosa di religioso nel latte? Nel dare il latte dal seno? No, non c'è niente di religioso. La guardo bene, questa scultura rappresenta una madre che tiene in braccio il bambino e lo porta al seno. Non c'è nessuna religione, non c'è niente di non condivisibile. Tutti loro, commissari incapaci, sono nati da una madre che li ha allattati. Vadano a fare in culo. E Sala no? Sala, ci penso, sì. Voglio discutere la volontà della commissione. È certo che la devi discutere, mandandoli a casa. Sono loro che devono essere cacciati perché le loro posizioni non sono universalmente condivisibili. Non sono accettabili. Sono prova di un'ignoranza cupa, cieca, irrispettabile. Vanno cacciati a pedate. La scultura va messa. Ma
a Piazza Duse o concordando con i gentilissimi figli che hanno donato l'opera, in un altro luogo, ma non quello che suggerisce un altro, che è una brava persona, un mio amico, anche Mentana. Mentana ha detto, Mentana mi dice, mentre io penso a quello che ha detto questa commissione che non mi piace, mi chiama Mentana e mi suggerisce di metterla alla clinica Mangiagalli, che è la clinica dove nascono i bambini. E la clinica dove c'è un capolavoro di Arrigo Minerbi, che sicuramente il sindaco non ha in mente, in cui c'è una maternità universalmente assoluta, un capolavoro di un grande scultore ebreo di Ferrara che ha lavorato a Milano, Arrigo Minerbi, ed è all'entrata della Mangiagalli. Ora, non c'è bisogno quindi, dove ci sono delle teste orribili, rovesciate, discutibili, ma lì messe, collocate per non so quale donazione, di Cunellis, ma quello va bene, la commissione sicuramente, Cunellis, nel culo se lo devono mettere. Ma nella follia di questo rifiuto della commissione c'è la suggestione di Mentana che dice potrebbe andare al Mangiagalli, che è un... ecco, stavo ripensando alle polemiche. Ha scritto Salo domenica pomeriggio su Facebook, perché è un po' fare una lettera dicendo andate a casa commissari incapaci. E mentre ci pensavo mi ha scritto Enrico Mentana, milanese vero, perché non potrebbe andare viceversa a Roma, ad Arpino, a Napoli, a Forlì, una maternità, che vuol dire milanese vero, proponendomi di collocarla alla Mangiagalli dove lui è nato, come tanti altri milanesi, perché tutti sono nati da una madre, tutti hanno avuto il latte dalla madre, c'è poco da fare. Non c'è niente di più universale di quello, cara commissione di incapaci, cacciabili da un sindaco che fosse lucido, appedate subito. E quindi la mia conclusione da critico d'arte e da sindaco è che non abbia senso collocarla alla Mangiagalli, oppure abbia senso, come un'altra ipotesi, tutte accettabili, mi sembra una bella idea, magari collocandola nei giardini che circondano l'ospedale. Quindi in questo modo si salva il fatto che non tutti la vedono, sono quelli che vanno alla Mangiagalli e che sta all'aperto come vogliono i parenti. Ma sono tutti matti. Sala matto. La sovrintendente distratta. Gli architetti sono architetti del decoro urbano, di cosa non sia, da mandare tutti a casa e ringraziare Vera Omodeo di essere stata così gentile d'aver rappresentato nella grande tradizione italiana il tema più universale, più affrontato, che è la mamma con il bambino. Il tema più universale, la storia dell'arte è la mamma con il bambino. Non lo sapete? Andate a studiare, poi andate a casa e toglietevi dai coglioni.